tutti, oggi parliamo del Timeo di Platone. In questo dialogo Platone mostra che la città ideale illustrata nella Repubblica anticamente si era sviluppata proprio ad Atene in un lontano passato. E Platone segue il seguente percorso. Dalla nascita del cosmo e dell'uomo si passa alla descrizione della città ideale fino alla sua dimensione storica. Il dialogo si sviluppa nel seguente modo. Innanzitutto vi è un'introduzione costituita dalla trattazione dei principi metafisici e gnosologici di Platone. Quindi vi è la prima parte che verte sull'intelligenza cosmica, quindi sul demiurgo, sulla bellezza del cosmo, sulla generazione dell'anima del mondo, sulla creazione del tempo, delle stelle e dell'uomo. La seconda parte verte invece sul principio materiale da cui si sviluppa il cosmo e sui quattro elementi, ossia aria, acqua, terra e fuoco. La terza parte infine verte sui problemi di natura anatomica, medica e fisiologica dell'uomo. Diciamo subito che il pilastro di questo dialogo è il carattere bipolare del reale, inteso come sintesi di intellegibile e sensibile. L'essere, insomma, è la sintesi di due principi. Il principio dell'uno, quindi dell'unità, e quello della molteplicità, ossia della via indefinita di grande e del piccolo. I due principi si mescolano grazie all'opera del demiurgo, questa sorta di intelligenza suprema che plasma il principio fisico modellandolo in base al principio intellegibile. E in questo modo il demiurgo porta la materia dal disordine all'ordine, all'ottimo, realizzando così una copia della realtà intellegibile. E come avviene questo passaggio? Attraverso gli enti intermedi, ossia i numeri e le forme geometriche. E come emerge soprattutto nelle dottrine non scritte, la materia, esiste Platone, senza Dio, senza questa sorta di intelligenza suprema, rimane in forme, in dismisura. E quindi la sua presenza implica ordine e misura grazie agli enti intermedi, i numeri, le forme geometriche. E questa azione, sottolinea Platone, produce bellezza e bontà che sono a loro volta ordine e misura in sé.